Lavorare nel business versus lavorare sul business. Ciao e benvenuto all'intro di un nuovo video qui su questo canale. Se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, iscriviti, attiva la campanella di notifiche perché vogliamo bombardarti di contenuti di valore su come applicare il mindset al tuo specifico business. Poi un grande invito che ti faccio, mi raccomando, lascia un like a questo video per due motivi. Prima di tutto perché guarda che location che c'è qua dietro, ma a parte gli scherzi, lascia un like se sei interessato ad avere altri contenuti che riguardano il mindset applicato a quelle che sono le tematiche più importanti relative allo scaling, la crescita aziendale, la delega e tutto quello che ruota intorno alla figura dell'imprenditore. Se non mi conosci, il mio nome è Roberto Maria Vadalà e sono la massima autorità in Italia in tema di riprogrammazione mentale. Sono un consulente certificato dalla società di Bob Proctor, sono l'unico consulente certificato in Italia che ha ricevuto il riconoscimento PIN Silver. Sono uno studente di successo di Bob Proctor, anzi sono l'unico studente italiano ad aver ricevuto il piacere e l'onore di rilasciare un'intervista sui suoi canali ufficiali. Durante quell'intervista ho raccontato le tappe salienti del percorso che mi hanno portato da 0 a 100.000 euro netti al mese e sono il fondatore della VMR Consulting, azienda leader nel mercato della formazione che è proprio specializzata nell'applicazione della riprogrammazione mentale al business. Quello che facciamo all'interno del nostro percorso annuale è prendere per mano tutti gli imprenditori o aspiranti tali e attraverso un percorso che combina mindset e strategie di business aiutarli a costruire il loro business e successivamente a crearlo, a farlo crescere e a farlo scalare. Ora, nel video di oggi ti voglio proprio parlare di un argomento che interesserà tutti coloro i quali sono in questo momento in procinto di far crescere la propria azienda, di scalarla, di magari anche avviare la delega, però in realtà apro questa piccolissima parentesi per se in questo momento non dovessi trovarti in questa specifica circostanza, ti invito comunque a prestare molta attenzione, ad aprire comunque le orecchie, perché questo contenuto ti può aiutare tantissimo, perché in quella che è la mia esperienza sia da imprenditore, vedendo quindi colleghi imprenditori, piuttosto che in quello che appunto è il percorso di formazione con i vari studenti, devo dire che tantissime volte vedo commettere questo errore, che poi si concretizza di fatto nel capire la differenza che c'è tra il lavorare nel business piuttosto che lavorare sul business. Che cosa significano queste due frasi e perché la maggior parte degli imprenditori commette l'errore di focalizzarsi sul lavorare nel business? Allora, innanzitutto, diciamo, preoccupiamoci di capire quella che è la differenza, che probabilmente è questa una delle ragioni principali per le quali poi viene commesso questo errore. Lavorare nel business sostanzialmente significa avere a che fare con uno scenario nel quale l'imprenditore è invischiato in quella che è l'operatività del proprio business, quindi in quella che è la quotidianità. Ora, ci sono alcune situazioni nelle quali non si può evitare questo tipo di situazione. Mi viene ad esempio da pensare a tutti quegli aspiranti imprenditori che magari nel passaggio da dipendente a imprenditore avviano il loro primo business, magari online, e per forza di cose sono da soli, per cui in quel caso è evidente che non ci può essere alcun collaboratore, non ci può essere alcuna delega e per forza di cose questi imprenditori devono lavorare nel loro business. Quindi attenzione a capire che non è un qualcosa di necessariamente sbagliato il focalizzarsi sul lavorare nel business, tende a diventare qualcosa di profondamente sbagliato via via che passa il tempo, via via che l'azienda cresce, perché idealmente parlando il percorso di un imprenditore che inizia con il passaggio da dipendente a imprenditore, quindi con la creazione del proprio business, mettiamola così, successivamente deve evolversi in quello che è un secondo step, cioè la fase in cui il business cresce, l'imprenditore incomincia a scalare i suoi guadagni, quindi soprattutto incomincia ad avvalersi di altri collaboratori e ad apportare tutti quei cambiamenti necessari che servono per avere una delega efficiente. Ecco, in quella specifica situazione c'è proprio un trasferimento, quindi l'imprenditore non lavora più nel business, quindi non è più impiegato nel quotidiano, nell'operatività, nelle singole attività che riguardano appunto il business che sta svolgendo, quanto piuttosto si concentra sul business. Che cosa significa questa seconda affermazione? Significa che in questo caso l'imprenditore, che assume più un ruolo strategico rispetto che operativo, si concentra su quelle che sono i progetti di medio-lungo termine, su quelle attività, o per meglio dire su quelle strategie, che evidentemente devono permettere al business di crescere. Qui la differenza sostanziale sta nel fatto che mentre nel primo frangente l'imprenditore è colui il quale in prima battuta, con le sue mani, con le sue competenze, con le sue capacità, si preoccupa di fare tutto ciò che serve all'interno del business per farlo andare avanti, quindi magari è lui l'attore protagonista che crea il prodotto o che magari eroga il servizio o che magari è invischiato nelle decisioni day by day che servono soprattutto nella fase iniziale, che è quella importante nella quale magari il business va testato e va comunque fatto crescere. Poi successivamente nella seconda fase, quella appunto nel quale il business deve crescere, c'è uno shift molto importante, perché lavorare sulla strategia, lavorare sulla crescita del proprio business non necessariamente significa essere invischiato nell'attività operativa quotidiana.
cane, anzi spesso e volentieri significa esattamente l'opposto. E questa differenza è sicuramente una differenza molto sostanziale, ci permette tra l'altro di identificare quelle che sono due tipologie di imprenditori differenti, che anche in questo caso non vanno viste come due figure in sovrapposizione o in contrapposizione, per meglio dire, quanto piuttosto come un fisiologico, come diciamo due fisiologici step di crescita che ci devono essere nel percorso di un imprenditore. Per cui inizialmente, quando ci si appresta a creare il proprio business, ci si posiziona in quella parte della piramide della ricchezza che io chiamo il segmento degli operativi di elite. Cioè qui abbiamo quegli imprenditori che, dovendo ancora una volta avviare il loro business, sono chiamati in prima persona a sviluppare le competenze necessarie che poi caratterizzeranno, diciamo, il core del business stesso. Vi faccio un esempio così ci capiamo subito. Mettiamo ad esempio di avere a che fare con un aspirante imprenditore che vuole avviare il suo business di self-publishing, o magari di affiliate marketing, di trading, non so, di immobiliare. Scegliete voi il business perché è esattamente la stessa cosa. Ecco, in quel frangente evidentemente l'imprenditore dovrà preoccuparsi di avere le competenze necessarie per avviare questo business e per incominciare a raccogliere i primi feedback da parte del mercato. Creare il giusto prodotto, erogare il giusto servizio, incominciare a fare le prime vendite, incominciare ad avere un primo feedback da parte del mercato per capire se effettivamente stanno nella strada giusta. Questo, ripeto, non c'è niente di sbagliato, tutti quanti siamo partiti da questo step. Poi magari ti racconto anche quelle che sono state le mie evoluzioni, le mie tappe all'interno del mio percorso imprenditoriale, perché anche io sono stato un operativo di elite più e più volte nei miei vari business. E ripeto, non c'è niente di male, anzi credo che sia qualcosa di necessario, perché non si è mai visto un imprenditore avviare un business di successo e non avere alcun tipo di cognizione di causa o di consapevolezza rispetto al business stesso. Quindi quelle competenze che tu costruisci inizialmente sono sicuramente importanti, anche perché nella fase successiva, quindi quella della crescita, quella dello scaling, lì il ruolo fondamentale dell'imprenditore è innanzitutto quello di prendere queste competenze core che servono per portare avanti il business e riuscire in qualche modo a calarle all'interno della sua realtà, in quelli che sono i primi collaboratori con i quali l'imprenditore ha a che fare. Questo è importante. Ci sono ovviamente delle situazioni differenti business dopo business, per cui non è soltanto una tematica di condividere le proprie competenze con i propri collaboratori. A volte quello che accade è che si prendono dei collaboratori e si portano all'interno del business proprio perché questi collaboratori hanno delle competenze specializzate che magari l'imprenditore non ha e che però servono per allargare il business, per farlo crescere. Ma il passaggio saliente che contraddistingue appunto quello che è il secondo segmento della piramide della ricchezza, quindi quel segmento che a me piace chiamare quello degli imprenditori strategici, è che sostanzialmente questo tipo di imprenditore non lavora più all'interno del business, il che non significa, attenzione a ciò che comunemente si crede, che quindi l'imprenditore sostanzialmente non ha più lumi di che cosa succede all'interno dell'azienda, non parla più con nessuno, c'ha l'assistente che fa da intermediario rispetto ai suoi collaboratori e se ne va in spiaggia tutto il giorno a bersi il mojito. Non è quello, è che semplicemente si tratta di lavorare su delle attività completamente differenti, per cui mentre il tuo team si concentrerà sul giornaliero, sulle attività che bisogna portare a termine entro la settimana, entro il mese, tu come imprenditore strategico avrai un orizzonte temporale molto più ampio, che tendenzialmente va dall'anno ai 3 anni a seconda di quanto è strutturata l'azienda e anche di quanto è complesso il tuo mercato, e ti concentrerai più quindi su un tipo di attività che tenderà a essere sempre meno manuale e sempre più strategica, sempre più di pensiero, quel pensiero critico che ti serve ovviamente per creare una visione, poi sarà quella roadmap che la tua azienda dovrà ovviamente andare a perseguire nel corso del tempo. Quindi attenzione, perché essere un imprenditore strategico non significa applicare la delega al 100%, ma soprattutto non significa scollegarsi completamente dal proprio business, significa semplicemente assumere un ruolo diverso rispetto a quello precedente, un ruolo che, ripeto ancora una volta, è meno operativo e più strategico. Questa è la fase finale per cui tutti gli imprenditori dovrebbero fermarsi a questo ruolo di imprenditore strategico e concentrarsi sul far crescere l'azienda? Assolutamente no, il percorso evolutivo dell'imprenditore continua con dei livelli successivi, magari ne parliamo anche in un altro video, fammi sapere nei commenti se ti interessa questo aspetto, ma soprattutto fammi sapere nei commenti quella che in questo momento è la tua situazione, cioè voglio sapere se in questo momento sei un operativo all'interno del proprio business piuttosto che uno strategico, perché hai già un team che ti supporta. Soprattutto quello che mi interessa sapere, perché ovviamente in questo modo vi aiuto anche a fare un po' di introspezione, è capire se in questo momento il ruolo che stai avendo all'interno del tuo business, quindi operativo piuttosto che strategico, è effettivamente il ruolo congeniale e necessario in questo momento, visto lo stato in cui si trova il tuo business. Ed è qui che casca l'asino, perché tutti quanti noi siamo ovviamente
totalmente guidati dalle nostre abitudini, e ognuno di noi ha una zona di comfort che per definizione è la zona di comfort, quindi è quella rappresentata da tutto quell'insieme di attività, di modi di pensare, di modi di essere che ci fanno sentire a nostro agio. Ed è questo il vero problema. Il passaggio da operativo di elite, quindi dall'imprenditore operativo all'imprenditore strategico, è un passaggio che crea del disagio, deve creare del disagio, perché è un percorso di crescita, e come qualunque crescita serve ovviamente un cambiamento, e serve quindi accettare il disagio che deriva dal cambiamento stesso. Per cui quello che noto spesso e volentieri purtroppo per tanti imprenditori è questa difficoltà a lasciar perdere il controllo, a distaccarsi, a staccarsi da quelle attività alle quali sono anche legati da un punto di vista emozionale, perché sono le attività che di fatto gli hanno permesso all'imprenditore di turno di creare la sua creatura, di creare il suo business. Ed è proprio in questo frangente che sorgono dei blocchi specifici che ho ribattezzato essere i blocchi dello scaling. Ne abbiamo ampiamente parlato all'interno di questo canale, quindi ti invito a recuperare i video se te li sei persi. Sono proprio questi blocchi dello scaling, dicevo, i comportamenti abituali che l'imprenditore pone in essere e che di fatto gli impediscono di fare il passaggio dall'imprenditore operativo all'imprenditore strategico. Quindi mi interessa tantissimo, attraverso questo video, darti degli spunti per fare introspezione, e soprattutto fammi sapere quelli che sono i risultati di questa introspezione. Ti faccio lasciare in descrizione anche il link al questionario che puoi svolgere per quanto riguarda i blocchi dello scaling, e ti ricordo ovviamente che alla fine del questionario potrai usufruire di una consulenza gratuita e senza impegno con uno dei nostri consulenti, che ti può appunto aiutare a completare questa analisi di introspezione, ma soprattutto a farti capire se in questo momento sei affetto da uno o più blocchi dello scaling che ti stanno impedendo di fare il passaggio da operativo di elite a imprenditore strategico. Ti dicevo prima, in precedenza, volevo anche parlarti di un po' di quelle che sono state le mie tappe nel mio percorso imprenditoriale, quindi delle volte nel quale sono stato l'operativo di elite di turno, delle volte nelle quali invece poi mi sono evoluto nell'imprenditore strategico. Beh, sicuramente mi vengono in mente tutte le volte in cui ho avviato un business, a partire da quello che è stato il mio primo business che mi ha permesso di fare il passaggio a diventa imprenditore, ossia un business di affiliate marketing. Inizialmente ero da solo, come probabilmente la maggior parte degli imprenditori là fuori, per cui di fatto svolgevo ogni singola mansione, dalla creazione, dalla ricerca delle keyword per trovare argomenti prodotti profittevoli, alla creazione dell'articolo, perché facevo un modello di business di affiliate marketing che si basava sui blog, quindi alla pubblicazione dell'articolo, all'inserimento dei link, insomma tutto quello che serviva per far uscire, per pubblicare un articolo sul blog, quindi per incominciare poi successivamente a guadagnare, era sotto la mia completa responsabilità, ero io l'attore protagonista. E questa è una cosa che devo dire spesso piace all'imprenditore, cioè quello di essere il protagonista all'interno del proprio business, soprattutto quando crei qualcosa da zero, qualcosa di nuovo, qualcosa che senti tuo e hai proprio il piacere di fare queste attività. Ecco, quello è il momento nel quale, soprattutto se il business cresce e incominci a sentire l'esigenza di voler ingrandirlo ancora di più, di voler avere delle persone che ti aiutano a scalare più velocemente possibile, quello è il momento nel quale devi farti devi vivere un po' il disagio della situazione, ecco, mettiamola così, perché devi lasciare andare quelle attività che magari ti piace fare, che magari sono delle passioni, perché magari sono dei tuoi hobby, semplicemente perché sei abituato a farle, delegarle ad altre persone, accettando ovviamente, come normale che sia, che nel percorso di apprendimento di ognuna di queste persone ci hanno degli errori, quindi ci saranno dei frangenti nei quali ti renderai conto. Mi vengono in mente un sacco di scene del mio passato le quali ti rendi effettivamente conto che la persona di turno alla quale hai delegato questa attività ha fatto un lavoro che certamente non è all'altezza della situazione, o quantomeno non è all'altezza degli standard qualitativi che tu eri solito garantire all'interno del tuo business. E spesso l'idea dell'imprenditore è quella di pensare che davanti a quelle situazioni bisogna intervenire, quindi magari bisogna rinunciare alla delega o bisogna fare qualcosa per intervenire in maniera diretta per risolvere il problema. Questo è l'errore più grave che puoi commettere, questo è l'errore più grave che ho commesso in quello che è stato il mio primo business, quello dell'affiliate marketing, che poi di fatto è un business che dopo qualche anno è morto, letteralmente parlando, quindi cioè, adesso non è più un business che faccio, proprio perché i problemi di delega, le difficoltà di delega e di scaling soprattutto che ho affrontato in quel frangente, non sono riuscito a superarle, quindi conseguentemente, come è normale che sia, quando un business non cresce, decresce, e ne abbiamo parlato più e più volte in altri video che ti invito a consultare qui su questo canale. Ci sono state altre situazioni, come esempio quella della VMR Consulting, il business principale che sto svolgendo in questo momento, nei quali invece il passaggio da operativo a imprenditore strategico per certi versi è stato un passaggio, se mi passi il termine, un po' più semplice, un po' più un po' meno disagevole, perché in realtà data la complessità di questo business, prima di tutto ho sentito l'esigenza di dover inserire all'interno dell'azienda delle competenze che a me mancavano, o comunque delle competenze che magari io avevo ma non a quel livello avanzato che invece volevo e fosse presente all'interno del business. Quindi in quel caso sicuramente
il passaggio da operativo a strategico è stato una necessità. Banalmente, io non sono un esperto di copywriting, non ho competenze particolari di copywriting, ogni tanto scrivo qualche post e quando lo faccio non me lo pubblicano di solito, per cui di fatto non è una mia competenza core assolutamente. Quindi evidentemente in quei casi per me è stato molto facile sentire non soltanto l'esigenza, ma voler proprio portare all'interno dell'azienda dei copywriter che potessero svolgere questa attività con certi standard che io in prima persona non ero in grado di garantire. Ben più diversa invece è stata lo staccamento che ho fatto ormai da più di un annetto a questa parte, forse anche qualcosa di più, rispetto invece ad esempio al mondo delle consulenze. Le consulenze di mindset sono una mia competenza core, sono probabilmente la competenza più elevata che ho come imprenditore in questo momento, e sono anche, ed è sicuramente anche un'attività per la quale sono attaccato dal punto di vista emozionale, che se mi conosci lo sai già, conosci il mio percorso, sai quanto la riprogrammazione mentale mi ha permesso di stravolgere la mia vita, per cui non è soltanto un'attività che mi piace fare, un'attività per la quale sento quasi un senso di responsabilità, essendo tra l'altro uno dei migliori studenti di Bob Proctor. Nonostante questo, c'è stato un momento all'interno del percorso evolutivo della VMR Consulting nel quale è stato necessario delegare anche questa attività. Non potevo più essere il consulente di mindset operativo che erogava giorno dopo giorno le varie consulenze, dovevo necessariamente attribuire, a delegare per meglio dire, questa attività a qualcun altro, e quindi da lì nasce la figura del consulente certificato in VMR Consulting. Oggi abbiamo 4-5 consulenti certificati che erogano consulenze di vario genere riguardo appunto il mindset. Perché questo? Perché il compito che mi spettava, la responsabilità che dovevo assumermi in quel frangente era quella proprio di fare lo switch a imprenditore strategico e incominciare a pensare in maniera appunto più strategica a quelli che sarebbero dovute essere le tappe successive del percorso di crescita a VMR Consulting. E devo dire, è stata questa trasformazione operativo di elite a imprenditore strategico che poi mi ha permesso in questo momento di godere i frutti di questa trasformazione, che devo dire è stata una trasformazione per la quale ho provato disagio inizialmente. E quali sono questi frutti? Beh, il fatto che nell'ultimo anno, ad esempio, oltre ad aver scalato la mia azienda, i miei guadagni personali a 1.700.000 euro, ho iniziato a fare il giro del mondo, per cui in questo momento mi trovo in Indonesia, ho girato 13 paesi negli ultimi 12 mesi insieme alla mia compagna Martina, e ti rendi conto, quando poi vivi esperienze di questo tipo, quanto sia fondamentale per il percorso di crescita di un imprenditore attaccarsi all'operatività e incominciare invece a concentrarsi esclusivamente sulla strategia. Questo non significa che io non lavori completamente durante il giorno, anzi esattamente il contrario. Come dicevo in precedenza, all'inizio di questo video, io lavoro sicuramente meno ore rispetto a quanto accadeva in precedenza, perché ovviamente ci sono delle sessioni operative che io non vedo neanche più, non so più neanche cosa succede all'interno dell'azienda, ma comunque lavoro delle ore, per cui attenzione ancora una volta a non cadere nell'errore di pensare che delega significhi andarsene in spiaggia là sotto e non fare più nulla. Non è questo, ma le mie ore lavorate durante il giorno, che quantifico tra le 3 e le 4 ore, sono delle ore che io impiego sostanzialmente in due modi principalmente. Da una parte pensare da un punto di vista strategico a dove deve andare la VMR Consulting, quindi a quali sono i prossimi passi che dobbiamo compiere, e in questo devo dirti anche io in questo momento sto vivendo una nuova trasformazione della quale ti parlerò più avanti. Sto cercando, devo dire con discreti risultati ma ancora non sono pienamente soddisfatto, di allargare il mio orizzonte temporale dall'anno ai 3 anni, ma di questo ne parleremo più in un altro video, perché è un altro tipo di trasformazione che va oltre quello che è l'imprenditore strategico, quindi fammi sapere nei commenti se ti interessa. L'altro aspetto molto importante che rappresenta l'attività che sono chiamato a svolgere costantemente è quella di mantenere un livello di comunicazione con quella che è la mia prima linea, cioè con quelle che sono le figure apicali all'interno della VMR Consulting che di fatto coordinano gli operativi. Queste figure che nel mio caso, per la mia struttura, sono rappresentate dal responsabile marketing, dal responsabile commerciale, dal responsabile della parte organizzativa, sono ovviamente delle call, delle riunioni che mi servono per innanzitutto avere dei feedback da parte di tutta l'azienda rispetto a che cosa stiamo facendo, al fatto che ci possono essere delle difficoltà, insomma tutto quello che riguarda poi il quotidiano di un'azienda. Proprio questo per farti capire come comunque un imprenditore non, nel momento in cui scala e delega, non è comunque messo fuori dall'azienda e non ha più cognizione di causa di quello che succede, esattamente il contrario. Ci sono delle persone che vivono il quotidiano e poi mi riportano quelli che sono i fatti salienti, quindi c'è una comunicazione dal basso verso l'alto, ma c'è anche una comunicazione dall'alto verso il basso, perché poi tutti i miei cogitamenti e tutte le mie strategie scritte sui fogli di carta rispetto a dove deve andare la VMR Consulting ovviamente devono essere comunicate alla mia prima linea, perché poi qualcuno dovrà preoccuparsi di fare i piani e di porre in essere ovviamente tutte le azioni necessarie. Quindi con questo video confido di averti chiarito quelle che sono le profonde differenze tra il lavorare nel business piuttosto che sul business.
business. E mi raccomando, ti invito ancora una volta a fare introspezione per capire nella tua specifica situazione se in questo momento ti stai comportando nel ruolo giusto, quindi se è giusto che tu sia un operativo piuttosto che uno strategico, o eventualmente nel caso, con il questionario che ti lascio qui in descrizione nel link apposito, capire quali sono i blocchi che in questo momento ti stanno impedendo di fare il passaggio. Dopodiché mi rendo conto che ovviamente vorresti avere maggiori informazioni, soprattutto da un punto di vista pratico, su come apportare questa trasformazione, su come magari risolvere i blocchi di turno dello scaling, e per questo ti faccio due inviti, perché probabilmente, evidentemente, questa non è la sede opportuna per darti ulteriori informazioni da un punto di vista pratico. Prima di tutto iscriviti al canale, attiva la campanella notifiche, resta sintonizzato, seguimi su tutti i social, perché c'hanno delle novità molto importanti. Quindi non so quando vedrai questo video, non so se in quel momento avremo già pubblicato e annunciato tutto quello che c'è da annunciare, ma tu resta assolutamente sintonizzato e incollato a tutti i miei canali. In seconda battuta, confido che nel momento in cui vedrai questo video ti sarà possibile recuperare o magari ancora iscriverti, se non è già iniziato, al workshop Lucro Esponenziale, che è un workshop di 14 giorni che ho dedicato a tutte quelle che sono le tematiche relative al mindset necessario per far crescere il tuo business, per scalare i tuoi guadagni, per scalare la piramide della ricchezza, ma soprattutto per imparare a delegare nel modo corretto. Quindi mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti a questo workshop e ci vediamo lì per approfondire tutte queste tematiche. Dopodiché fai il tuo gioco e, come sempre, al tuo successo. Ciao!